È certo che il principale fondamento di un popolo e di un individuo è la stima costante e profonda che esso fa di se stesso, la delicatezza sul proprio onore. Un uomo senza amor proprio è impossibile che sia giusto, onesto. È virtuoso di carattere, costumi, pensieri, se non d'azioni. Le altre nazioni civili, cioè principalmente la Francia, l'Inghilterra e la Germania, hanno un principio conservatore della morale. Per loro la vita vale meno assai che per gli altri. La disposizione più naturale è quella di un pieno e continuo cinismo d'animo. Perché? Dov'è la forza antica? Dove l'armi, il valore e la costanza? Chi ti discinse il brando? Chi ti tradì? Mancando queste, e mancando la società stessa, non può avervi gran cura del proprio onore.